Natale nei musei. Viaggio tra gli eventi, le mostre e i laboratori didattici in programma dal 23 dicembre al 9 gennaio nei musei civici e in numerosi altri luoghi di Roma. Natale nei musei è un'iniziativa promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, in collaborazione con Zetema Progetto Cultura, che si sviluppa in un fitto calendario di eventi dal 23 dicembre all'8 gennaio 2023. In occasione delle festività natalizie, i musei di Roma Capitale saranno aperti con mostre, eventi, attività didattiche e visite guidate per tutti. Alcune limitazioni. Il 25 dicembre i musei resteranno chiusi, il 24 e 31 dicembre saranno aperti fino alle ore 14, mentre il 1 gennaio, prima domenica del mese, i musei saranno aperti con ingresso gratuito. Potrete scegliere il vostro percorso tra le collezioni permanenti, le esposizioni temporanee e una serie di iniziative dedicate a grandi e piccini, oltre a imperdibili concerti. Per ulteriori informazioni e per le prenotazioni vi consiglio di chiamare il numero 060608 dalle 9 alle 19 o consultare tutti gli aggiornamenti su www.museincomuneroma.it. Partiamo con il nostro viaggio tra gli appuntamenti di Natale nei musei dal cuore della capitale, Piazza Navona, con il Museo di Roma di Palazzo Braschi, dove per tutto il periodo natalizio si potranno visitare anche le due esposizioni temporanee, oltre alla collezione permanente. La prima mostra che vi segnalo è Roma medievale, il volto perduto della città. Un itinerario per riscoprire il volto perduto della Roma fra il IV e il XIV secolo e il suo ruolo cardine nell'Europa cristiana e medievale sia per i semplici pellegrini sia per regnanti e imperatori. Oppure potrete scegliere di visitare Quotidiana, l'ultima edizione di una serie di mostre dedicate alla scoperta di fenomeni e autori dell'arte italiana del XXI secolo. Cominciamo con un appuntamento dedicato ai più piccoli. Venerdì 23 dicembre alle ore 16:30 appuntamento al Museo Civico di Zoologia per Animali sotto l'albero, un laboratorio per scoprire i segreti degli animali. Cervi dalle lunghe corna, candide civette delle nevi e soffici pellicce di volpe stuzzicheranno la curiosità di giovani scienziati che realizzeranno insieme la più originale decorazione bestiale. Sempre venerdì 23 dicembre alle ore 10:30 ai Fori Imperiali un'esperienza da non perdere per i bambini che vogliono sperimentare l'archeologia. Una simulazione di uno scavo archeologico e giochi con finalità didattica legati alla storia del sito saranno gli ingredienti infatti di A Natale diventiamo tutti archeologi per un giorno. Ci racconta tutto Valentina Musella. Salve cari amici piccoli e grandi della Sovrintendenza Capitolina. Oggi vi vogliamo parlare di un'iniziativa che si terrà il 23 dicembre alle ore 10:30 nell'area archeologica dei Fori Imperiali. Nell'ambito degli eventi promossi per Natale nei musei dalla Sovrintendenza Capitolina, scopriremo insieme il mestiere dell'archeologo attraverso una vera e propria palestra di scavo. Ci alleneremo scavando e riportando alla luce reperti di ogni tipo, che poi disegneremo e descriveremo come fanno i veri archeologi. Quindi, se avete una grande passione per la storia, un'insaziabile curiosità e una buona resistenza fisica, siete sicuramente pronti a diventare archeologi per un giorno. Le feste di Natale potrebbero essere anche un'occasione per visitare i musei capitolini e in particolare due delle cinque mostre temporanee presenti in questo periodo nelle sue sale. Mi riferisco in particolare all'Eredità di Cesare e la Conquista del Tempo, presso il Palazzo dei Conservatori, con i fasti capitolini, straordinari calendari incisi nel marmo che narrano la storia di Roma dalle sue origini agli albori dell'età imperiale grazie alla multimedialità. Oppure Cursus Honorum, il governo di Roma prima di Cesare, sempre nel Palazzo dei Conservatori ma nelle sale al piano terra.
Qui troverete quattro voci maschili e una femminile che rievocano le magistrature di età repubblicana, rivelando l'essenza della vita politica di Roma antica nell'età repubblicana. Sempre ai Musei Capitolini, lunedì 26 dicembre alle ore 11, un laboratorio intitolato Mostri di ieri e di oggi, osservazione, narrazione e invenzione di creature fantastiche. È un percorso nel museo alla ricerca delle creature fantastiche che fin dall'antichità hanno popolato il mondo dell'immaginazione umana, trovando espressioni nelle narrazioni mitologiche e, di riflesso, nelle creazioni di artisti antichi e moderni. Venerdì 23 dicembre, invece, alle ore 11, presso il Museo di Roma di Palazzo Braschi, sempre gli animali saranno protagonisti di Un presepe bestiale. Il presepe è pronto, ma siete proprio sicuri che non manchi più nessuno? Che fine hanno fatto i due leocorni? Vi aspettiamo per andare alla scoperta di animali sorprendenti, mostri e altre creature fantastiche che nessun presepe ha mai ospitato. Ci spiega di più Alessandra Cicogna. Forse voi non ve ne siete accorti, ma tra le opere delle nostre collezioni si nascondono delle creature bizzarre. Sono animali reali oppure di fantasia? Se siete incuriositi a conoscerli, vi aspettiamo venerdì 23 dicembre al Museo di Roma. Li andremo a trovare una per una nelle nostre opere e poi, armati di matite e di colori, cercheremo di trarre ispirazione per un nostro bestiario personale. E chissà, potrebbe essere ispirazione anche per aggiungere qualche animale inconsueto al vostro presepe. E veniamo al primo degli eventi del calendario di Natale nei musei, che si terrà al Museo Pietro Canonica a Villa Borghese martedì 27 dicembre alle ore 12. Si intitola La musica per la notte di Natale, con Matteo e Federico Morbidelli. Proprio Federico Morbidelli ci introduce al programma del concerto. Il programma del concerto si articolerà in due concerti di Bach. Concerto per violino, archi e basso continuo e la minore, BWV 1041, e concerto per violino, archi e basso continuo in mi maggiore, BWV 1042, entrambi composti da Johann Sebastian Bach entro il 1730. I movimenti che compongono questi concerti sono, per il concerto numero 1, allegro moderato, andante e allegro assai, per il concerto numero 2, allegro moderato, adagio, allegro assai. Il programma seguirà con il concerto di Corelli, concerto che fa parte della raccolta dei 12 concerti grossi di Corelli, composti nel 1714 come opus 6, dedicati a Giovanni Guglielmo del Palatinato. Andremo a eseguire in particolare il concerto numero 8, chiamato anche Per la notte di Natale, che si compone vivace grave, allegro, adagio allegro adagio, vivace e allegro pastorale. Vi propongo ora una incredibile esperienza tra futuro e passato che vede protagonista uno dei più significativi monumenti della storia di Roma, il Circo Massimo, che torna a vivere attraverso un innovativo progetto di valorizzazione in realtà aumentata e virtuale. Per la prima volta il Circo Massimo sarà visitabile in tutte le sue fasi storiche grazie a un'esperienza all'avanguardia che utilizza tecnologie alternative di visualizzazione a oggi mai impiegate in un'area all'aperto di così ampie dimensioni. Con Circo Massimo Experience vedrai la vita dell'antica valle scorrere davanti ai tuoi occhi, potrai passeggiare tra le botteghe romane e assistere a una corsa di quadrighe tra urla di incitamento e capovolgimenti di carri in un rimando continuo tra presente e passato. Il percorso, che dura 40 minuti, è disponibile in 8 lingue e la visita è fruibile con visori immersivi e sistemi auricolari stereofonici inclusi nel prezzo del biglietto. Vi segnaliamo ora un evento che si svilupperà in diverse giornate, dunque non avete veramente scuse per non partecipare. Sarà ospitato nelle sale del Museo Napoleonico in 12 repliche, la prima delle quali martedì 27 dicembre. È Mystery Room, Album Bonaparte, un viaggio dentro il museo e nella sua storia, da svelare e scoprire muovendosi da un indizio all'altro. Album Bonaparte è un progetto che abbiamo immaginato
specificatamente per gli spazi e la collezione del Museo Napoleonico. La prima volta che abbiamo visitato il museo abbiamo avuto immediatamente molto forte la sensazione di trovarci non dentro appunto un tipico spazio espositivo, ma dentro davvero l'album della memoria e delle storie e degli, legate agli oggetti di una famiglia particolare, certo quella di Napoleone Bonaparte, ma allo stesso tempo una famiglia come tutte le altre. E ci siamo persi studiando i materiali, osservando i quadri, facendoci raccontare anche le storie dei protagonisti di questa famiglia all'interno di un mondo assolutamente affascinante, e abbiamo deciso di costruire un percorso che permettesse ai visitatori di attraversare questo universo all'interno di una dinamica ludica. E quindi per la prima volta noi, appunto una compagnia che si occupa di teatro e di performance, abbiamo realizzato una vera e propria mystery room, in qualche modo, cioè un percorso lungo il quale i visitatori si muoveranno accompagnati da due nostre guide attraverso una serie di indovinelli, enigmi che porteranno le persone piano piano ad andare ad entrare sempre più a fondo con le opere raccolte nel museo e allo stesso tempo con le storie che si celano dietro di esse. Tutto inizia come nella migliore delle tradizioni investigative, ovvero con una in qualche modo seduta spiritica sonora. I visitatori verranno invitati ad ascoltare questa rievocazione sonora di un momento della storia di Bonaparte, a partire dalla quale inizierà l'indagine vera e propria, che si svilupperà attraverso tutte le stanze del museo e che piano piano porterà allo svelamento di questo grande mistero che si nasconde dietro a uno dei membri della famiglia. Se siete alla ricerca di una proposta molto particolare, vi consiglio di fare un salto al Museo delle Mura, in via di Porta San Sebastiano, dove potrete visitare l'esposizione, da poco inaugurata, Stefano Lizzari, Tra le mura, due serie di dipinti dell'artista umbro che rendono omaggio allo spazio museale di Porta San Sebastiano, raffigurandone scorci inusuali e combinazioni di dettagli nascosti. E ora diamo uno sguardo ad altri tre appuntamenti dedicati alla didattica, tutti previsti per martedì 27 dicembre alle ore 11. Al Museo di Roma di Palazzo Braschi ci sarà Un Medioevo Bestiale, una breve visita alla mostra Roma Medievale con un percorso concentrato solamente sulla scoperta degli animali che si affacciano dalle pagine di carta, di pietra e di stoffa. Il laboratorio stimolerà i più piccoli nella creazione del loro animale fantastico preferito attraverso l'uso di molteplici materiali. Al Museo della Repubblica Romana e della Memoria Garibaldina, sempre alle ore 11 di venerdì 27 dicembre, in programma Dalla Repubblica Romana del 1849 alla Prima Guerra Mondiale, la lunga nascita di una nazione. Una visita al museo per scoprire fatti e personaggi legati alle vicende storiche che hanno portato al costituirsi della nazione. Degli avvenimenti legati alla Repubblica Romana del 1849 fino alla Prima Guerra Mondiale. Infine vi propongo una visita guidata, anche con interprete LIS, per le strade della città, dal titolo Perché si chiama così? Vie, vicole e piazze ci raccontano di persone, leggende e segreti. Perché si chiama così? Vie, vicoli, piazze ci raccontano di persone, leggende e segreti. Appuntamento a Piazza Benedetto Cairoli, con una visita con interprete LIS per conoscere la storia dei toponimi dei rioni Parione e Regola, in un itinerario che si snoda tra chiese, monumenti, palazzi e cortili, alla scoperta di aspetti folcloristici, curiosità ed aneddoti che si nascondono in un tessuto urbanistico che racchiude quasi 3 millenni di storia. Natale nei musei di Roma Capitale è l'iniziativa che offre a residenti e turisti un ricco calendario di appuntamenti, spettacoli, giochi, visite guidate, attività didattiche e passeggiate itineranti per grandi e piccini. L'iniziativa è promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, in collaborazione con Zetema Progetto Cultura. La prenotazione per la partecipazione agli eventi è obbligatoria e gratuita, telefonando al numero 060608 dalle 9 alle 19. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti su www.museincomuneroma.it. Natale nei musei è una manifestazione promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina e Beni Culturali,
con il coordinamento organizzativo di Zetema Progetto Cultura. Il podcast Natale nei Musei è una produzione Zetema Progetto Cultura, scritto e condotto da Simone Fattori, regia di Gianluca Ferranti.